sentire, ce l'abbiamo fatta, salute innanzitutto, fai sentire la tua voce. Sì, grazie a tutti, buonasera. Hai visto quanto calore? Sì. Sono veramente tanti e sono venuti tutti qui per te sfidando le intemperie. Beh, ne vale la pena, voglio dire, no? Anche tu stasera, tra l'altro, ti sei messa tutta bella coperta, l'abito è favoloso, mamma mia, Tina, che eleganza. Mi trovi dimagrita? Io ti trovo, guarda, allora, ogni volta, anche quando ci siamo incontrati a Milano, mi hanno detto, ma la Tina dal vivo com'è? Ragazzi, io la trovo un gran pezzo di topa, si può dire, cioè, oh, ma diciamo. Grazie. E allora Tina, questa sera innanzitutto noi siamo felicissimi perché tu lo sai, oramai sei stata ospite in tantissime realtà gay e non solo, ma tu per noi, per la popolazione LGBT, sei un'icona. Ti è arrivato questo messaggio, te l'hanno detto? Sì, lo so da sempre. Della nascita, hai ragione, effettivamente. Perché a noi piacciono le dive. E dive oramai ce ne sono poche. Beh, no, una è come. Ah, ecco. Hai ragione, poche già mi ero allargata, no? Certo. Senti, ma che messaggio porti nel mondo GLBT? Qual è secondo te il tuo pensiero per quanto riguarda tutti i vari problemi che noi abbiamo con la mancanza di diritti, non ci si può spostare, non si possono avere figli, e non si può fare questo, non si può fare quest'altro? Secondo te, come dovremmo vivere invece noi in Italia? Spero che presto anche i gay possano avere tutti i diritti di cui hanno bisogno, veramente, perché ormai è una vergogna. Io sono sempre stata per voi, per me l'amore è una violenza, non esiste la violenza. E infatti siamo tutti uguali e basta, diciamo. Sì. Che tu sei abituata ovviamente lì in trasmissione a vedere passerelle di uomini che arrivano per conquistare tanti uomini, sì. Oddio, ma detto tra noi, Tina. No, parlo per me. Sì, uomini, dai. Sì, appunto, perché voglio dire, alcuni di loro li vediamo qui al Mama a ballare e poi li troviamo lì che corteggiano le donne. Sì, ma il microfono di Tina. Ah? Facciamo così. Grazie. Ecco, sì, ti si sente? Adesso è meglio. Ok, adesso è meglio. Allora, stavamo dicendo, sono delle pizzettare. Chi sono le pizzettare? A pizzettare. E allora, senti, stasera io so che ci sono degli uomini che vogliono conoscerti. Ah, bene, ma vogliono conoscermi per cosa? No, vogliono conoscerti perché sei appunto per loro un'icona, sei per loro una... No, no, perché, oddio, poi non lo so, cioè, se uno ti vuole corteggiare la prendi male come cosa. No, anzi, certo. E allora guarda, c'è un ragazzo, allora ci sono loro due, poi c'è, poi c'è quel ragazzo lì, facciamoli salire un attimo, aspetta, mi faccio dire i nomi, facciamo le cose per scusa, te. Di tanti, questi due proprio? Perché? Cioè, scusa, di tanti bei ragazzi che vedo, ora insomma, da qui non è con una grande visione, proprio questi due. Vabbè, dai, non fa la pignola, ma pure te, Tina, dai. Dai, scherzo, non ho battuto. Dai, ne abbiamo anche un altro, non so se è già salito anche... Sempre su questa tipologia, oppure... Dai, lui, si stava speracciando prima come un disperato. Qual è? Fammelo vedere, scusa. Ecco, vai, allora, eccolo qua, perfetto. La padella l'abbraccio, vabbè, dai. No, in realtà il problema effettivamente tiene che tra questi tre non c'è né uno potabile per te. Cioè, dove ti giri male qua, eh? Dai, qua! Oddio, se ti giri qui a
Torre del Lago, capace che ti va pure bene. Ma poi tutti i tatuati così, che io non è che amo tanto i tatuaggi. Li preferisci in nature? Beh sì, ma questo poi è un'esagerazione, proprio tutto il corpo. È la cattiveria sto ragazzo. Tutto, ma proprio le parti intime, no? Dai, non ci crediamo. No, volevo fare la pignola. Vabbè, allora facciamo così, facciamo come avviene in trasmissione. Allora, tu come ti chiami? Alessandro. Alessandro, tu? Marco. Marco e? Davide. E allora, Tina, per te? Alessandro, Marco e Davide. Tina, per te c'è Alessandro! Fate la musichina. Allora, Alessandro, aspetta, vieni. Guarda che questo va a cascare là dietro. Infatti, Alessandro, io devo arrivare a fine serata, già per stagione. Allora, cosa diresti per conquistare Tina? Cosa metteresti? In mostra, che se no tu poi la pensi male, finisce malissimo la cosa. Come la conquisteresti? Una donna, insomma, così bella, bionda, insomma, così formosa, mediterranea. Che sta dicendo? Ha detto che devi dire una cosa, ha detto che c'è paura che sei d'offetti. A massimo ti mena, guarda. Cioè. No, noi stiamo scherzando, non è che stiamo giocando. No, sicuramente è una donna molto elegante, dice tutto quello che vuole dire, assolutamente. Io sono sincero, io guardo uomini e donne perché il mio ragazzo lo guarda sempre. Ma ecco, solo per quello? Quando lo guardo, vedo che ti guardo te. Grazie, veramente. Guarda, mi ha conquistata, eh? Grande discorso. Grandi complimenti. Pensa a non darci cena con uno di questi. Roba che ti mette a leggere più te li fa a memoria. Grazie, è stato bellissimo. Grazie. Vediamo Marco che invece segue uomini e donne, tu sicuramente ci direi qualcosa di più interessante su Tina. Ciao Marco, dimmi tutto. Ti adoro. Bella, non è donna, dal vivo bellissimo, molto più magra. Ecco, già ti sei rovinato questa frase. No, però almeno questo ha detto qualcosa di più. Sei proprio magra. Ecco, sì. Capito quando... Perché io mi arrabbio quando mi dicono ma perché sei... E arriva il pubblico per dove ha sincera. Vera. Grazie caro, tu potresti passare. Se ti levi un po' di roba di dosso magari. Io sono ricco però. Io sono ricco. Sei ricco? Che se ne importa, che ci dobbiamo fare. Attentati. Oddio. Attenta che c'è la fessura. Senta, no, facciamo così. Al massimo se tu pigli lui, io piglio l'altro, che Enrico si esce a coppia. Andiamo a fare il giro. Vediamo Davide, invece, l'ultimo. Stai zitta, non fare la pizzettata. Allora, abbiamo Davide. Davide. Allora, siccome tutti non si svelano, io per la mia esterna sono tutti, proprio loro ce ne arrivo anche dopo. Però intanto noi... Vedi che è originale, bravo, vedi come è entrato nella trasmissione. E lasciati servire, perché non è tutto messo, quando chiacchiere per fare il lavoro. È giusto due chiacchiere, che possiamo fare? Ah, no? Guarda Tina che... In realtà lui ha un passato da... Cioè un tempo gli piaceva, poi a un certo punto ha detto però così quasi... Può darsi che tu mi cambi idea. Magari che ne sa, torna sui suoi passi. Non si sa, il fidanzato non sarà d'accordo, ma chi se ne frega. Basta, sto parlando, cavolo. Allora, fate le persone educate. Allora, loro vorrebbero sapere, ma Gemma quanto soffre? No, anche perché ultimamente non fanno su Facebook che postare foto di Gemma che piange, Gemma che piange, Gemma che piange. E qui lo sa fare. Devo dire che il suo contributo è... Senti, ma quest'anno ti vedremo ancora nelle messe di grandi icone, tipo, non lo so, Lady Gaga, qualcosa? Sì, già fatto qualcosa, poi lo vedete prossimamente.
mi raccomando, perché quella nuova tina così artistica ci è piaciuta tanto. No, continueremo, certo, già abbiamo registrato alcune cose che ora non vi sto a dire, però lo vedrete già penso tra una decina di giorni, anche prima. Perfetto, noi non vediamo l'ora. Volevamo chiedere com'è Maria. Maria è fantastica, bellissima, come la vedete, sì, è come la si vede in televisione. Ma è alta? Sì. È più alta di me, addirittura? Che cavolo, figurati. È alta 1,78. Ammazza, femminona. Abbiamo scoperto anche che Maria è alta. Io so, tra l'altro, quando ci siamo visti a Milano, ci ha detto una piccolissima indiscrezione, che voi tutti quanti, vedete, la Tina la conoscete perché è acida, è cattiva, in TV, eccetera, eccetera. È assolutamente falso, perché ci spiegava in camerino che lei in realtà preferisce non conoscere le persone con le quali deve avere a che fare, perché se le conosci mi è rimasto impresso che ti affezioni e poi non riesci a trattarli male. Questo problema. E allora guarda Tina, che c'è? Stanno continuando a chiamarti? Devo picchiare qualcuno? Ah, ma perché ti vogliono fare la foto da vicino. E allora ragazzi, adesso Tina andrà su a fare le foto con tutti. Prima di andare però... Se vuole fare le foto, io sono a vostra disposizione. Tina, tra di loro alla fine ti avresti scelto? Davide, e allora ragazzi un applauso! Il nostro Davide! E qui si vede che è una ragazza intelligente. E che ha buon gusto. E allora prima di andartene però devi fare una cosa, ti prego, è un sogno che ho sin da piccola e si vede che non sono cresciuta molto. Prima di andartene devi gridare: no banda, io esco. Sei pronta? Concentrata, carica. Signori e signori, un applauso per Tina. No banda, io esco.